La ristorazione è un settore importantissimo per l'economia nazionale, per l'Italia particolarmente. Stiamo vivendo anche in un periodo di crisi economica, quindi praticamente non ne parlo perché alla fine qualsiasi programma televisivo dove diciamo andiamo ad aprire si parla di questo, però è anche vero che l'alimentazione è uno di quei settori in Italia ma anche nel mondo, anche da nostri studi, che sta tenendo sicuramente meglio, sta sopportando meglio questa crisi. E la ristorazione italiana è un campo molto importante, dove noi abbiamo la pizza italiana, siamo promotori di quello che è la qualità della pizza italiana, per poi andare a formare ristoratori e particolarmente pizzaioli anche nel resto del mondo. Per pizza italiana si intende il classico disco di pasta che noi insegniamo a lavorare, facendo prima conoscere le farine, cosa c'è nelle farine, insegnare a lavorare bene queste farine per rendere il prodotto standard, il prodotto convenzionale, di qualità, perché per fare una pizza di qualità non vuol dire, qualità è una parola soggettiva, quello che è qualità per me per voi non potrebbe non esserlo, però parlando di qualità sugli impasti è importante conoscere le lievitazioni, le maturazioni, i lieviti in particolare, le farine particolarmente. E queste teorie, queste tecniche che noi insegniamo in libri di testo che poi diamo ai ristoratori, fanno sì che possano essere applicate anche ad altri tipi di farine che sono diverse. E abbiamo visto in questi anni, più di 25 anni di lavoro e particolarmente 15 di collaborazione con aziende industriali, e quindi in collaborazioni non solo con aziende industriali di prodotti convenzionali, ma poi nel tempo e da 10 anni a questa parte anche nel settore biologico. Dal settore biologico abbiamo poi studiato bene e meglio, perché abbiamo visto che il biologico è di qualità e quindi aiuta persone che hanno anche non solo una volontà, una scelta di questi prodotti, ma vogliono il biologico anche per necessità, perché sono prodotti più naturali, magari perché hanno anche intolleranze o allergie ad additivi eccetera eccetera. La NIP ha fatto questo, ha studiato questo, ha studiato anche quello che è la lavorazione di qualità del prodotto fisico senza glutine, parlando di pizza, parlando di farine, e quindi siamo andati poi a constatare che nel mondo del biologico ci sono altri tipi di farine diverse, che se il senza glutine è strettamente collegato, senza glutine, il riso è senza glutine, quindi anche una persona che non ha intolleranza può mangiare senza glutine anche molto bene, però il senza glutine è certificato e strettamente collegato anche alla celiachia, di cui poi sentirete parlare in questa conferenza dopo dalla dottoressa Lo Russo. È anche vero però che parlando di biologico si va a conoscere una gamma di diversi tipi di farine, la farina non solo di frumento, grano tenero, grano duro, ma farine diverse come farine antiche che poi sono state abbandonate perché i grani non sono stati coltivati e oggi sono, parlo del farro, parlo del Khorasan che poi è stato prodotto a marchio Kamut, e parlo anche di altri tipi di farine che possono essere quinoa, amaranto, possono essere orzo, possono essere avena, segale eccetera. Particolarmente i più conosciuti sono il farro, sono tanti tipi di farro diversi, il farro spelta di cocco, sono 1400 tipi di farro diversi in coltivazione, noi ne conosciamo solo alcuni. Alcuni tipi di questo farro, particolarmente di cocco e il grano Kamut, hanno delle funzioni non solo perché vivono nel mondo del biologico e quindi in un prodotto più naturale, ma hanno delle dimensioni per poter dare a un consumatore non solo un prodotto di novità ma anche di necessità, perché vanno ad assolvere diversi tipi di allergie al frumento comune, comunque vengono più sopportate da persone che hanno problematiche di digestione o addirittura anche diversi tipi di intolleranze non riferite alla celiachia. Noi facciamo anche una chiarezza: il Kamut e il farro hanno il glutine, hanno una struttura diversa del glutine, però non sono farine destinate a celiaci assolutamente, perché il glutine ce l'hanno, però vanno bene per tantissimi altri fattori. Ora la NIP, facendo nazionale di pizzaioli, è come sigla la NIP, facendo formazione sul mercato siamo andati ad interessare e a sperimentare ristoratori e pizzaioli
facendoli lavorare nel tempo questi tipi di farine diverse. Abbiamo riscontrato queste cose. Innanzitutto la novità del prodotto, perché molti non lo conoscono e non lo sanno lavorare. Alcuni consumatori invece lo conoscono e fanno chilometri per poter andare a mangiare una pizza di qualità con questo tipo di prodotto, con questo tipo di farina. Nello stesso tempo però abbiamo visto che ci sono molte persone che vanno in questi locali chiedendo espressamente questo tipo di farine, perché sono consigliate, anche se non ci sono dei protocolli scientifici che certificano che il farro e il kamut vanno, non sono prodotti dietoterapeutici, sono prodotti che sono più digeribili, sono più tollerabili da determinate persone, però molti medici lo consigliano